Ok, registriamo. Allora, buonasera, benvenuti. Dunque, il corso prosegue questa settimana con tutti i video che ho fatto, che spero che abbiate visto, improvvisto, che sono disponibili su Google Classroom. Quindi adesso spero che tutti mi vediate lo schermo. Dunque, su Google Classroom. Se riuscirò a togliere un attimo. Ce l'avevo. Classroom. Allora, su Google Classroom abbiamo il nostro corso che vedete che la puntata di oggi, 22 aprile, è interagire con il cardboard, ma lo dico tra l'altro per chi è venuto per la prima volta oggi. Sì, abbiamo fatto, questo in realtà è il quinto incontro. Noi abbiamo iniziato in pratica veramente il 12 febbraio, in cui abbiamo fatto spiegato come prendere e riprendere delle fotografie sferiche a 360 gradi. Nel secondo incontro abbiamo insegnato molto brevemente come mettere quelle fotografie sferiche e vederle in Unity, quindi in un cardboard. Tra l'altro c'è qualcuno che ha alzato la mano, Valeria, aspettiamo. Vuoi dire qualcosa? No, è un errore. Ah, ok. Codice del corso. Allora, il codice del corso, vediamo un po', è questo qui. Tra l'altro, se siete iscritti su Facebook, c'è scritto su Facebook, quindi è la cosa addirittura più importante per certi versi. Quindi questo qui è il codice del corso. Ma dicevo, più importante ancora è Facebook, perché su Facebook noi ci manteniamo in contatto, no? Quindi il gruppo su Facebook, per chi non ce l'avesse, in questo caso è Edu3DVR. Edu3DVR, vi metto il link anche qua. Okay. Quindi vi invito caldamente a registrarvi su quel gruppo, che è un gruppo privato, privato per, sempre per i soliti motivi legati a hacker o comunque disturbatori, quindi noi che cerchiamo di essere un pochino focalizzati siamo purtroppo un pochino rigidi. Quindi questo è il gruppo, se no c'è anche proprio l'attività del gruppo Edu3D, che si occupa in generale di educazione sempre nel mondo di mondi virtuali, quindi non solo virtual reality, ma anche open sim, parzialmente insomma Second Life, queste cose qua, e soprattutto Blender. Quindi noi abbiamo proprio dei gruppi specifici che sono questi, quindi Edu3D, dove siamo noi adesso, è Edu3DVR, ma poi abbiamo ancora Edu3D che è il gruppo principale. Poi ad esempio abbiamo un gruppo che si occupa di Altspace VR, che è proprio di quello di cui stavamo parlando prima, che è un mondo virtuale con cui potete entrare con i visori e tutto il resto, e qualcun altro, insomma, Blender, ecco, è molto attivo. Ecco, ad esempio, Cristiana Pivetta, adesso la approvo, lo vedete in diretta. Ecco, e poi mi sta dicendo Giliola sulla chat che tra breve riparte un corso base a Edu3D, dove corso base suppongo che sia il corso per usare i mondi virtuali, in particolare craft, vero? Forse anche di abbigliamento per vestirsi, tutte queste cose qua, molto interessanti. Comunque, entriamo un attimino nel vivo, no? Del nostro corso di stasera. Quindi, tornando, vediamo se riesco a tornare sul allora, EduVR 2020, quando vi iscrivete avete tutto questo insieme di cose che succedono. Abbiamo i lavori del corso dove ci saranno tutte le parti che noi stiamo facendo. Quindi, ad esempio, nel nostro caso abbiamo una playlist che discuteremo adesso stasera. Nella settimana in corso c'è solo la playlist. Ma nelle settimane precedenti, ad esempio, abbiamo un video, dei video, ma poi abbiamo, man mano che io faccio questi incontri, che di solito sono ogni 2 settimane, faccio anche la registrazione, e quindi la registrazione viene pubblicata,
Quindi qui praticamente potete vedere tutti i corsi che abbiamo tenuto. Di solito sono corsi lezioni che durano un'ora e mezza al massimo. Allora, diceva Valeria che non è riuscita a fare cose molto buone, ma diciamo che quello era, diciamo, un modo per iniziare, quindi fare 300, foto a 360 gradi. Se proprio non riuscite a farle con il cellulare, ci sono altre alternative. Ad esempio, ci sono delle macchine fotografiche che fanno direttamente le foto a 360 gradi. Si trovano su Amazon e le ho viste, mi sembra anche una che lo faceva, adesso non vado a cercarla perché rischiamo di perderci, perché ogni volta Amazon è difficile, ma ci sono delle macchinette fotografiche a 360 gradi che costano sui 50-60 euro. E poi, come qualcuno sta scrivendo, Maria Luisa Faccin è uscita di nuovo, sta rientrando. Allora, il compito aveva effettivamente una deadline, ma come avete notato io sono un po' pigro a correggere i compiti. Infatti mi stavo per accennare, per appropinquare a questa cosa qua in questi giorni, ma ci impiegherò ancora qualche giorno, mi sa. Quindi voi, chiaramente, se lo fate prima è meglio per voi, perché così non vi trovate lo stress, ma c'è sempre tempo. Tra l'altro i corsi sono sempre aperti, quindi noi non li chiudiamo mai, quindi anche a distanza di mesi o di anni, se voi volete entrare e consegnare dei compiti, potete farlo, anche se ovviamente non li correggo più. Ok, allora, dicevo, per questa giornata, la cosa che voi dovreste guardarvi questa playlist. Allora, questa playlist che ho fatto è un po' più lunga del solito, nel senso che è composta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 video. E questi video non sono lunghissimi. Adesso sto cercando ultimamente di fare video un po' più corti, ma un pochino più mirati, no, nelle cose che facciamo. Però conviene che voi questi video ve li vediate direttamente, cioè io non mi metterei a farvi vedere i video e tutto sommato non mi metterei neanche, come ho fatto la volta scorsa, a scorrerli, ma voglio descrivervi a grandi linee che cosa cercano di spiegare questi video, così voi mi spiegate, mi potete domandare, insomma, i vostri dubbi. E poi se riusciamo, anche in diretta, posso provare su Unity e farvi vedere alcune cose, ma non possiamo vederlo tutto. Allora, la premessa base, ecco, questo video iniziale, GVR Unity prima base per interattività, sono 3 minuti e 34 secondi, quindi una cosa velocissima, che vi dice semplicemente come installare il GVR, una parte del GVR per riuscire a gestire l'interattività. Cioè, per spiegarci meglio, apro effettivamente Unity, vi faccio vedere una scena predisposta per l'interattività, e giusto per riepilogo, perché il dettaglio lo vedete appunto in quel video e quelli successivi, vedete che... innanzitutto ho installato il Google VR, e questa è una cosa che vi ho insegnato, credo, già più di un mese fa. Ditemi se qualcuno ha avuto dei problemi a installare il Google VR, il VR Kit. Una volta installato il Google VR, quello che succede è che viene installato tutta una serie di pacchetti dentro Unity. Questi pacchetti sono tantini, quindi credo che sia, ci parliamo di vari megabyte di informazione. E poi da questa libreria scaricata vengono presi dei pezzettini. Noi ne prendiamo solo una minima quantità, quindi credo che prenderemo pochi megabyte. No? Però in teoria dentro... Qualcuno parla? In teoria qua dentro ci sono forse anche degli Hello World, no, forse no, comunque ci sono un po' di cosette dentro, che però noi di queste usiamo
pochissima roba. Allora, il setup del nostro per l'interattività è sostanzialmente questo. Cioè, praticamente quando si entra in Unity, allora chiudo tutti i microfoni effettivamente, che se non servono creano solo problemi. Se mi volete parlare, okay. Se mi volete parlare, avvertitemi, scrivete, okay. Così abbiamo, probabilmente sentite meglio senza disturbi. Vero che si sente meglio adesso? Ok. Tra l'altro, io guardo solo qua in Zoom, quindi se voi per caso vedete che ci sono delle domande, magari in OpenSim, chiedetemelo pure, cioè, fatemelo sapere qui su questa chat. Io vado avanti, quindi questo è il setup di Unity che io vi raccomando. Il setup di Unity che vi raccomando è costituito da una scena in cui c'è una luce direzionale, questa, che vedete che è direzionale, quindi produce l'ombra, quindi vedete che l'ombra dipende da come la luce è sposta. Abbiamo un piano, che è questo qua, e abbiamo un cubo su cui io ho applicato, sono andato praticamente negli assets e qui gli ho applicato un materiale rosso. Anche qui abbiamo una situazione, diciamo, molto semplice in cui, in teoria, facendo il play di questa scena, si vedrà che c'è uno script in funzione, che è una rotazione. Quindi in particolare, se faccio il play, vedete che il cubo ruota. Vedete qua sotto che c'è il cubo che ruota. Ecco, una domanda volevo farvi, giusto per capire. Questa non è la disposizione standard delle finestre, è leggermente modificata. Quindi magari vi faccio vedere cosa vedreste esattamente voi, quindi andando su Windows Layout, Default, ecco questa è la disposizione default, cioè quella che vedete normalmente, e vedete che quando siamo in play, vedete che c'è il cubo che ruota. Il motivo per cui ruota è perché al cubo gli ho associato qui sulla destra uno script, questo qui, Rotate, no? Che è associato a questo cubo. Quindi finisco solo la descrizione che stavo facendo prima della gerarchia di questa scena, quindi abbiamo quello che ho detto prima, il cubo, poi abbiamo ancora un'entità, questa, che si chiama player, che è una cosa che ho creato io dal nulla, zero, quindi non l'ho preso da nessuna parte, e l'ho creata facendo create empty, e poi gli ho cambiato nome con F2. E l'ho chiamato player. E poi sotto player ci ho messo, questa è la cosa più importante di tutto il Google Cardboard, quella, la main camera che dicevo già nella scena, ma che l'ho spostata da dove era dentro sotto, come figlia del player. Questa cosa qua è una cosa che sembra banale, ma in realtà quasi tutti ci cadono, c'è un trabocchetto incredibile, quindi ve lo ripeto. Tra l'altro ho fatto anche in mezzo ai video che vi sto descrivendo, dovrebbe esserci anche... No, forse non l'ho inserito qua, lo aggiungerò magari. C'è proprio un video dove dice praticamente uno degli errori più comuni. Allora, gli errori più comuni è quello, sono, consistono nel quando si inserisce la main camera, che sarebbe, vedete, la main camera sarebbe rappresentata da questa telecamera stilizzata bianca. Ecco, quando clicco sulla main camera, sulla destra mi compaiono le sue coordinate, che sono, visto che la camera è figlia di player, vedete che sotto, devono essere messe a 0. 0, 0, 0. Questo lo si fa facilmente selezionando la main camera e poi cliccando qua su questo ingranaggino, spero che lo vediate, e facendo un reset. Allora, facendo un reset vengono reimpostate tutte le impostazioni di posizione, rotazione e scalatura, quindi dimensione dell'oggetto telecamera, allora è normale di partenza, e solo così funziona. Se per caso la main camera non la resettate, e questo succede quando voi la mettete la prima volta nella scena, spesso e volentieri la telecamera si trova in punti strani rispetto al player,
E il player, che è questo, vedete che adesso io clicco play, clicco main camera, qui le freccine rimangono nello stesso punto. Ma se la main camera è spostata, e ve lo faccio vedere proprio provocando l'errore, no? Quindi prendo la telecamera, la sposto, quindi sembra che sia tutto a posto, no? Perché ho questo camera preview, ma in realtà quello che è importante è che è il player quello che vede poi quando spostate su Android, quindi, o anche quando fate il play. Quindi io se la telecamera qui la sposto per dire... Tra l'altro, ecco, la cosa che succede spesso è che la telecamera, quando è spostata, entra dentro il cubo e non si vede più il cubo rosso, perché lo si guarda da dentro. Quindi, guardandolo da dentro, visto che chi di voi ha seguito tutti i miei corsi di Blender, o anche i corsi di Eva, o di altri tutor, Giovanna anche, probabilmente gli avranno parlato i normali, no? Normali vuol dire che se voi guardate una superficie dal lato sbagliato, la vedete trasparente, ed è quello che succede quando si entra dentro il cubo. Cioè la telecamera, quando entra dentro il cubo, praticamente non vede più niente, perché vedendo il cubo dall'interno vede tutto trasparente. Non sapete, mi sono arrivate almeno 4-5 segnalazioni di persone che mi dicevano: faccio il play, vado in Android e non vedo il cubo, vedo solo l'ombra. Infatti qui in realtà sotto, se vi spostate, vedrete praticamente l'ombra. Allora, per risolvere questo problema, la cosa più significativa è quella semplicemente di andare sulla main camera e di resettare la sua posizione, reset, in modo tale da far coincidere la telecamera, la main camera con il player. Va bene. Allora, questo qui, diciamo, è una cosa che si perdono tutti. Poi, quello che vedete in questa camera preview, ricordate che quando usate l'Android, quindi il Google Cardboard, è una menzogna, perché il Cardboard non vede questo. Quindi non fidatevi di quello che vedete qua, nella camera preview, ma dovete vedere quello che dice Game. Quindi quello che si vede in realtà è quello che dice Game. Allora, io per evitare di impazzire di cliccare qua sopra a sinistra e a destra, per vedere cosa vedo e cosa non vedo, di solito prendo, tanto questo l'ho già fatto vedere un po' di volte, no? La finestrella game, la trascino e la metto in una posizione che la posso vedere anche normalmente, quindi la metto qua in basso, ad esempio, no? Oppure forse si può anche mettere nella parte destra, vediamo un po'. No, vabbè, si potrebbe fare, ma adesso no. Quindi quello che consiglio è di spostare la visione game da sopra a sotto, in modo tale da avere una visione diversa dalla camera preview. Andate sul player, vedete che scompare la camera preview, e a questo punto spostate il player, e spostando il player vedete che implicitamente si sposta anche la camera, e questo è il modo giusto di muovere la camera. Quindi quando mettete la camera in quella posizione, vedete esattamente ciò che interessa. Poi, nelle lezioni precedenti ho fatto vedere, adesso non lo ripeto, la possibilità di aggiungere qui, sul player, si aggiunge ancora una capsula, cioè quindi quello che è un rigid body. No, sì, vabbè, comunque sia una collision mesh, che è una capsula collider, quindi sono varie cose che si aggiungono, una capsula collider, più una collision mesh, ma è un come si dice, physics body, quella cosa lì, ma per il momento, per questa volta, per stasera ve lo risparmio. Ci concentriamo solo sulla parte di interazione, okay? Quindi non tocco la parte di movimento del player. Però ricordatevi che nelle lezioni precedenti abbiamo fatto tutto il gioco della capsula, il gioco della collisione, eccetera. Mi fermo solo un istante solo per chiedere a quelli che hanno seguito le lezioni precedenti, perché ovviamente chi è la prima volta magari non lo sa, se finora tutto il giro invece appunto della capsula e del movimento era chiaro oppure no, o anche del mesh collider, quello che qui c'è un box collider nel caso di questo cubo, però se voi importate per caso degli oggetti da fuori dovete poi mettervi voi delle,
dei collider specifici e tutta questa cosa. Io ho visto che parecchi di voi mi hanno seguito, quindi hanno portato e importato i loro oggetti da Blender, oppure anche da Sketchfab, che ho insegnato come importare gli oggetti da Sketchfab. Ho visto che almeno 5-6 di voi hanno fatto tutto questo giro. Vi date solo un piccolo feedback, giusto per capire che mi state sentendo. Qualcuno scrive che a volte va via tutta il suono. Oh, perfetto. Scusate, no, se ogni tanto, ma è solo per essere garantiti che internet sia sempre su e che non ci siano difficoltà. Ok, allora, la cizia, insomma, la parte importante per l'interazione parte dal momento in cui voi aggiungete... allora, innanzitutto, vabbè, l'editor simulator, l'ho spiegato, è semplicemente quello che permette di simulare il... questa qui è una specie di script, insomma, una cosa sofisticata che è pressoché inutile, non serve a niente, ma è molto, in realtà è molto importante per noi, che cioè non serve niente nel prodotto finale, cioè nel game finale che poi andate a consegnare, ma è importantissimo per evitare di dover tutte le volte prendere il gioco o l'ambientazione, l'esperienza e portarla su Android, che avete visto che ci si impiega comunque i suoi 4-5 minuti e poi accorgersi di aver fatto un piccolo errore e quindi dover riciclare tutto 20 volte. Quindi se voi mettete questo GVR Editor Emulator, che ricordo, andate nel progetto e lo trovate ricercando, appunto, io cerco Emulator, vedete, lo troviamo qua, quindi tutte le ricerche che facciamo qua e poi lo trascino dentro la scena, serve per ottenere questo effetto quando faccio il play, c'è questa scena, in cui se io premo Alt e poi muovo il mouse, simulo il movimento che vedrei da dentro Android, da dentro il cardboard. Okay. In realtà c'è anche, mi sembra, il control che simula la rotazione, praticamente la curvatura della testa. Però in realtà la cosa più importante è il Alt più mouse, che permette di vedere praticamente le cose che succedono. Ora, non so se notate, e nei video ve lo faccio notare, quando il mio cursore, vedete quel pallino bianco, no? Quel pallino bianco che vedete c'ha un nome, si chiama reticle. Ora, quel reticle sarebbe il mirino, chiamiamolo mirino, ad esempio, però dentro lui lo chiama reticle, quindi il senso è di chiamarlo il più vicino. Allora, se questo reticle quindi quando sono in Android praticamente punta proprio davanti a voi, no? Quando poi voi siete in Android e puntate e quindi guardate sul cubo, vedete che il reticle si è trasformato in un cerchio. Allora, cosa significa che il reticle si è trasformato in un cerchio? Vuol dire che il cubo si accorge che voi lo state guardando. Questo sistema per cui ci si accorge che voi state facendo un'operazione è un qualche cosa che è gestito, allora, andiamolo da qua, da questo event system. Allora, questo event system è quello che gestisce praticamente l'interazione che abbiamo visto adesso, però non lo fa da solo, lo fa insieme a altri elementi, sono due o tre elementi che concorrono. Quindi uno è l'event system, che gestisce tutti gli eventi di questo tipo, quindi in particolare il puntamento, che tra l'altro in termine tecnico il puntamento di questo tipo si chiama raycasting, che è proprio come se dai vostri occhi fosse emesso un raggio di luce in prossimità del mirino, cioè del reticle, e il GVR Event System è in grado di capire se questo collide, quindi sta prendendo in considerazione un oggetto che gli sta proprio di fronte, cioè verifica proprio se stiamo arrivando lì oppure no. Però dobbiamo avere il mirino, il reticle, quindi sotto la main camera dobbiamo associare questo reticle pointer. Il reticle pointer l'ho cercato anche qua, invece cercando reticle, vedete che c'è questo GVR reticle. Se trovate altre cose, non fatevi confondere, usate sempre quello blu, in questo caso questo cubo.
e mettete, vedete che sono tutti blu, quindi usate la memoria visiva per imparare a spostare questi reticoli. Poi un'ulteriore cosa che ho messo è uno script sotto la camera, quindi la camera. Gli ho messo un GVR Pointer Physic Recaster Script, quindi ho fatto add component in pratica. E poi qui ho cercato Raycaster, ricordate che ve l'ho detto prima che era Raycaster. Quindi facciamo Raycaster, Physics Raycaster, questo. Qui l'ho già messo. Nel momento in cui avete disposto questi oggetti, quindi lo script dentro la camera, il reticle pointer sotto la camera e il GVR Event System, in realtà non avete ancora finito, perché dovete a questo punto, per tutti gli oggetti che volete che diventino interattivi, quindi per esempio il cubo, dovete inserirgli dentro ancora uno script che è questo Event Trigger. Se voi non mettete l'event trigger, quindi facciamo finta di esserci dimenticati di aver messo l'event trigger dentro il cubo, facendo il play, ecco, vedete che quello che succede è che praticamente il nostro mirino, quando passa sul cubo, non si ingrandisce. E questo perché lui non sa, cioè abbiamo tutto pronto, tutto in regola, ma manca il trigger event, cioè lo script va messo dentro il cubo. Senza lo script nel cubo non succede niente. Quindi andiamo a selezionare il cubo. Ecco, ricordiamoci sempre di togliere il play quando si cambia qualcosa, perché altrimenti, come è successo migliaia di volte, che vado a modificare cose a destra e manca, e poi ero in play e quindi tolgo il play e mi cancello tutto quello che ho fatto, che è molto frustrante. Quindi andate qui add component e cercate trigger e vedete che c'è event trigger. Ecco, adesso una volta che ho messo questo event trigger, notate che abbiamo il pallino effettivamente che si comporta come vi ho indicato, cioè normalmente è un mirino e quando si avvicina diventa un mirino attivo, che vuol dire che possiamo interagire. Allora io mi fermo un attimo solo per chiedervi se fino a qua è tutto chiaro. Ovviamente io vedo soltanto ciò che scrivete in chat. Sì, beh, per GVProf ovviamente rasenta il banale, perché lui è... Okay. Allora, senza fare tutto il giro che facciamo negli... diciamo che tutto quello che adesso vi ho detto in 15 minuti in questo video è semplificato in 3 minuti e 34 secondi, quindi sono stato persino più ampio, però vi invito veramente a guardare questo, soprattutto il primo che permette di fare il setup, e poi adesso entriamo un pochino più velocemente, speriamo, negli altri video, non ve lo faccio vedere, ma vi spiego un po' il contenuto. Allora, quello era il setup. In realtà, come avete visto, non succede niente ancora quando io vado sull'oggetto. Per far accadere qualcosa, io devo definire, quindi vado sull'oggetto e sull'oggetto dovrei, ecco, vedete che abbiamo l'event trigger script che abbiamo messo prima, è vuoto, quindi vuoto vuol dire che non c'è niente dentro. Quindi per fargli fare qualcosa io devo praticamente inserire un evento, e vedete che gli eventi che posso inserire sono parecchi, ma nei video che ho fatto io ho definito soltanto il pointer enter, il pointer exit, quindi quando, cosa succede quando entra il pointer, cosa succede quando il puntatore, che sarebbe appunto quella cosa che avete visto, esce dall'oggetto, e poi abbiamo il pointer click. Questi sono i tre eventi che ho gestito nei filmati, okay? Nei video. Però sono le cose più importanti, quelle che ci permettono di fare qualcosa quando si entra, quando si esce, quando si clicca. Ad esempio, visto che questo... Ah no, vediamo un po' di definire cosa fare quando si entra, quindi pointer enter. Allora, quando si fa pointer enter, vedete che compare una lista.
questa lista è vuota perché non l'ho ancora inserito, quindi devo inserirgli che cosa fare quando entro. Allora, quando entro qui dice, vabbè, quello che vuoi fare avrà un effetto su un altro oggetto. Potrebbe, ad esempio, io potrei toccare questo cubo e in realtà cambiare il colore di un altro cubo che è distante, no? Per ipotesi. Quindi la prima cosa che lui ci dice è su quale oggetto devo avere degli effetti, e allora gli dirò che l'oggetto su cui voglio avere dell'effetto è sono io stesso, che sono questo cubo. Quindi questo lo posso fare prendendo il cubo di qua e trascinandolo praticamente qui. Allora, in questo modo ho detto che quando punto sul cubo ho un effetto su questo cubo, e però quale effetto sia devo vederlo su questo altro segmento che è aperto, dove c'è scritto no function, no? Cioè no function vuol dire che non c'è nessuna funzione che ho predisposto per ricevere questo evento. Se la clicco mi fa vedere gli script, insomma le azioni che potrei fare su questo oggetto. Ad esempio potrei, in teoria non l'ho mai fatto, si potrebbe forse addirittura cambiare le dimensioni, tutte queste cose qua, anche da qua, però non lo faccio qua perché magari si perde. No, forse transform si può fare. Vediamo un po' se posso... No. È un casino. Perché cioè, il discorso è che nei video che ho fatto vedere, quello che succede è che voi potete andare su uno script che avete già associato con l'oggetto. In questo caso io nell'oggetto gli ho messo uno script che si chiama rotate, no? Vedete che qui c'è proprio rotate script, e in questo script che si chiama rotate posso andare a scegliere delle cose, ad esempio enabled o no. Infatti andiamo un po' a vedere un attimo questo script rotate che mi ho messo. Rotate. Ok, allora vedete che questo script c'ha un... quindi facciamo un piccolo ripassino anche sugli script. Lo script che è molto semplice, dice semplicemente che ogni volta che viene proiettato un frame nuovo, e ciò succede tipicamente almeno 40-50 volte al secondo, lui passa da qua. E ogni volta che passa da qua gli stiamo dicendo di ruotare in un certo intervallo di tempo. Ora, io voglio fare in modo tale che quando guardo questo oggetto, per esempio, l'ipotesi, solo per farvi vedere l'interattività, voglio bloccare il movimento del mio cubo. L'idea che mi è venuta adesso. Quindi io, per bloccare il cubo, potrei semplicemente non farlo ruotare sempre, ma farlo ruotare solo quando una certa cosa è impostata. No? Quindi posso domandarmi if... E mi domando, con queste sintassi solite, quindi abilita, if abilita, allora lo faccio ruotare solo se abilita è settato, no? Quindi if abilita e gli faccio questo, e dovrebbe essere a posto. Però abilita, vedete che me lo scrive in rosso, perché abilita è un qualche cosa che devo controllare io. Sì, facciamo così, ecco. Proviamo a farlo in modo tale che svuota solo se lo guardiamo. Quindi all'inizio abbiamo un qualche cosa che si chiama public, come sarà? Bool ability. Inizialmente vale false, vuol dire che inizialmente non gira, quindi lui cosa succede? Che adesso vedete che è diventato bianco e quindi funziona. Nel momento in cui ho detto public bool abilita uguale false, se adesso io lascio questo script, anche senza salvarlo, lui dovrebbe... Ah no, forse bisogna salvarlo. Ctrl S. Andiamo sul nostro oggetto. Andiamo a vedere se non ce l'ho perso. Okay. Lo riclicchiamo. E vedete che il cubo è fermo, non gira. A questo punto dobbiamo dirgli che quando lo si punta vogliamo farlo girare. Okay, quindi vedete, proviamo a vedere se riusciamo a farlo senza script, cioè senza scriptare troppo, che magari soprattutto per chi impara sono le magie carine. Quindi allora, torniamo al menu principale, cioè al non al run, togliamo al run, andiamo nel nostro cubo, ci siamo.
aggiungiamo un event type, pointer enter, e il ok, quindi qui aggiungiamo sempre nell'oggetto, che tra l'altro qui possiamo anche cliccare qua per vedere l'elenco delle cose che possiamo muovere, ma direi che è quasi più scomodo, quindi escape, gli facciamo cubo, spostiamo qua. Questo è il motivo per cui in alcuni video magari questa gerarchia la metto qua, no? Anzi, facciamolo anche, perché mettendolo qua diventa, se riuscissi a capire come metterlo lì, ok, così, così diventa più facile fare questa operazione di spostamento. Quindi prendo il cubo, l'ho spostato qua, la funzione del cubo, andiamo su rotate, e vedete che qui c'è un bool enabled, che no, dovrebbe esserci un abilita, non lo vedo. Probabilmente perché devo, allora rifacciamo, controlliamo un secondo, perché probabilmente eravamo in play, abilita, abilita, transform rotate, no, dovrebbe esserci a posto. Allora, se no facciamo, proviamo a farlo in quest'altro modo, ci mettiamo proprio un metodo public, abilita imposta, allora, applichiamo l'abilita tua, abilita true, ecco questo qui metodo abilita true, che credo che sia un void, cioè vuol dire che non ha un ritorno, e mi dice che devo farla con l'iniziale maiuscola. E qui dentro gli mettiamo abilita. Vale, true. Okay. In questo modo ho fatto un metodino che mi permette di abilitarlo esplicitamente. Ctrl C, facciamo Ctrl V, un metodo che chiamiamo abilita false, che fa stessa cosa, ma dice false. Okay. Ora proviamo a vedere se questa cosa, allora, qui zero errori, zero visi, eccetera. Torniamo al nostro menu. E proviamo a vedere se riusciamo a vederci questa funzione a questo punto. Quindi andiamo su rotate. Ecco, vedete che abbiamo un'abilità true e un'abilità false. Quindi qui gli possiamo dire di fare abilità. Allora, per chi mi domanda, Rosal, che sì, devono coincidere per forza, altrimenti non funziona. Quindi qui si chiama rotate con la R maiuscola e lo script deve chiamarsi dentro. Questa cosa che c'è scritto qua deve essere identica, sempre con la maiuscola, al nome del file, altrimenti si arrabbia e non funziona. Questa è un'altra trappola in cui molti newbie si perdono, quindi è importante sottolinearlo tutte le volte. Allora, dicevamo, event trigger. Eh sì, forse era proprio GBProf uno dei primi che aveva trovato questa piccola, piccola cosina. Allora, cubo, function, riproviamo di nuovo, rotate, abilita true. E poi, visto che ci siamo, facciamo anche add new event type e gli mettiamo anche il pointer exit. E il pointer, ecco, facendolo così vedete che eredita il nuovo cubo, quindi non devo più trascinarlo dentro. E a questo punto però non è più abilita true, ma gli dobbiamo mettere rotate e abilita false. Okay? Allora, adesso proviamo a vedere se abbiamo fatto tutto come ci aspettiamo. Quindi voi cosa vi aspettate adesso? Che facendo il play, ecco, vedete che adesso lui gira, ma perché gira? Perché ecco, adesso vedete che non sto più guardando,
e lui si è fermato. Se invece io ritorno dentro, vedete che lui si mette a girare. Quindi abbiamo questa informazione. Un'altra cosa che vi faccio vedere adesso, più per esercizio che per altro, nonostante ripeterci, è il fatto di entrare e cambiare, per dire, vogliamo fare in modo tale che se lo clicco addirittura lui aumenta la velocità, no? Quindi facciamo ancora another new event type e facciamo pointer click, e nel pointer click gli mettiamo, non abbiamo la velocità, quindi dobbiamo crearla, perché qui non abbiamo la possibilità di cambiare la sua velocità, e lo facciamo allora con andando nello script e andando e mettendo un metodo che aumenta la velocità. Public void aumenta velocità, sempre la stessa cosa, e qui dobbiamo dirgli che c'è un qualche cosa che si chiamerà speed. Facciamo speed più uguale 10, è un modo per dirgli di incrementare di 10 la velocità. Mi dice la mia finestra messenger, sarebbe questa, speed più uguale 10, dobbiamo aggiungere il, vedete che qua mi dice che speed non esiste, andiamo su qui, gli aggiungiamo un public, lo chiamiamo float perché è un numero, lo chiamiamo speed, che inizialmente lo facciamo uguale a 10, e questa velocità è quella che usiamo qua al posto di 20, se ne mettiamo speed, e quindi cosa succede? Che noi adesso possiamo, quando clicchiamo, l'idea è che quando clicchiamo diciamo di aumentare la velocità, e dovremmo vederlo ogni volta che lo clicchiamo aumentare appunto questa cosa. Vediamo un po' se è vero. Andiamo in qua, chiamo rotate, allora abilita false, rotate, e qui se andrà tutto bene abbiamo aumento velocità. Ok, quindi se noi proviamo a fare il play di questo oggetto qua sotto, vedete che lui adesso ruota piano, però se io mentre lo sto guardando lo clicco, vedete che aumenta la velocità ogni volta che lo clicco. Se però sto guardando da un'altra parte, lui si ferma ovviamente, quando torno qua lui ha la velocità iniziale, e poi cliccandolo posso continuare ad aumentare la velocità e divertirmi per farlo impazzire. Volendo si può fare in modo tale che quando perde il cursore, cioè quando io esco da lui, no? Lui torna alla versione, cioè la velocità iniziale che era minima, che era 10. Questo lo posso fare andando di nuovo sul mio script originale e gli dico che quando abilita false gli posso impostare il nuovo speed uguale 10. In questo modo succede che appunto riparte da capo, quindi rifaccio il play. Ok, qui abbiamo che lui sta, se faccio click vedete che lo faccio progressivamente girare velocemente. Se poi esco e se rientro ritorna alla velocità originale. Allora questo è soltanto un, nei video che vi ho dato, lo script ve lo posso, ma tanto questo script l'ho inventato qui sul momento adesso. Lo mettiamo magari su, al solito, su pastebin, così ve lo trovate in qualche modo. Pastebin.com, creiamo il pastebin,
diciamo che C sharp, e questo qui come lo chiamiamo? Cioè in ruota, sarebbe un rotate process, ma interattivo. Poi voi lo richiamate o rinominate quando lo usate, e il ok, questo qui mi basta, se lo metto qua lo devo mettere da un'altra parte. Scusate che eccolo qua, vedete che ve l'ho messo in chat, no? Quindi fate copia e incolla dalla chat e ve lo ritrovate. Ci sono domande fin qua su questo, su questa cosa che vi ho fatto vedere? Ripeto, io faccio appunto questi continui domandini ogni tanto, giusto anche per capire se mi sentite, se va tutto bene. Quindi ditemi anche no. Se no non vado avanti. Pronto? 1, 2, 3. Brava Lorena, ecco qualcuno. Hai visto che il movimento riprende dallo zero, dallo stop? Sì, perché... Sì, infatti, è uno script abbastanza carino. Perché riprende da zero? Perché io gli ho detto che quando tornava a false, gli ho rimesso a zero, a 10 in realtà, questa abilità false viene lanciato nel momento in cui io tolgo il mouse. Poi tra l'altro ci sono anche altre cose che io non ne so neanche, ma volendo uno potrebbe anche sbizzarrirsi. Ad esempio potrei dire, non so neanche cosa sia, ma se io vado qua e gli dico pointer down, cos'è pointer down? Non ne ho la minima idea. Sarà forse una specie di trascinamento? Boh. Oppure il drag and drop, se io cerco di prenderlo, insomma. Ci sono un bel po' di cose che sarebbero da analizzare. Non mi ci metto adesso perché sennò ci perdiamo tutta la serata. Ma diciamo, trigger. E dunque... No, per il trigger bisognerà poi attendere la prossima lezione, che faremo fra 2 settimane, in cui metteremo un event trigger, cioè sempre una cosa di questo tipo, ma fatta ad hoc per gli altri Oculus. Questo event trigger su cui stiamo lavorando adesso, lavorano sul GVR, cioè Google Cardboard, e quindi sono più limitati. Quindi per il trigger, sì, per quello che intendi tu per trigger, cioè proprio una delle opzioni del controller, cioè di poter sparare in pratica, no? Cioè sarebbe il grilletto della pistola, quello che è, lo vediamo poi meglio la prossima volta. Ecco, a questo proposito volevo dirvi, dalla prossima volta vedremo queste cose che stiamo dicendo riferite a Oculus Go, e a Oculus Rift e altri, ma in realtà se voi avete il Cardboard non è che siete esclusi totalmente, nel senso che non userete quelle funzionalità di attivazione che vedremo, ma vedremo invece delle cose che potete usare lo stesso con Go, solo che le farete in modo leggerissimamente diverso, cioè non cambia di molto. Nel senso che cambia solo il momento in cui si attiva, il come si attiva, ma l'azione che viene eseguita è identica, cioè non cambia di una virgola. Quindi anche il modo di muoversi che ci sarà nel Go sarà addirittura più semplice. Cioè più semplice nell'Oculus, perché invece di fare uno script che si muove, gli danno loro proprio un prefab che si muove da solo, cioè non c'è bisogno di scriptarlo. Quindi paradossalmente il Google Cardboard è più complicato, no? Del Go. E, poi vabbè, le cose che cambiano le vedremo la volta successiva. Però prima di andare avanti,
che poi non andremo avanti a lungo perché è già quasi un'ora che siamo collegati, quindi vi sto un pochino stremando già, me ne rendo conto, ma volevo solo farvi notare alcune proprietà del reticle che io ho scoperto da solo praticamente. E se voi praticamente andate sul reticle, vedete che ci sono delle cose interessanti, ad esempio potete cambiare il colore. Quindi il reticle potete farlo diventare, ad esempio, blu, facendo tutto questo diretto, diventa blu. E quindi se voi fate il play adesso, vedete che il reticle non è più bianco come prima, ma è diventato blu. Quindi semplicemente con un'operazione banale, no? Sono riuscito a cambiare il colore. Poi potete, adesso qui c'è inner diameter e outer diameter, che non ho ben capitissimo cos'è, probabilmente sono proprio le dimensioni della... Cioè se noi le mettiamo, anzi proviamo a farlo mentre è in funzione, per vedere cosa succede, e proviamo il GVR reticle pointer, non me lo fa tanto, ah sì, qua, ecco, allora proviamo a vedere se riusciamo a modificare questo per vedere se cambia qualcosa. Direi che questo, a parte non me lo fa cambiare, mentre invece non me lo fa cambiare neanche quello, quindi probabilmente non si riesce a capire da qua. Però la cosa che ho scoperto essere più importante è questo, distance in meters. Questo distance in meters dice quanto devo essere vicino per poter agire. No, forse non è quello. Era nel raycaster, cioè noi abbiamo aggiunto un physics raycaster. Ah no, era quello proprio. Comunque nel video, nei vari video ve lo faccio vedere, c'è un'opzione che a questo punto direi che è nel reticle point, che è questa distance in meta, che dice praticamente a che distanza, entro che distanza deve agire, cioè deve essere, per questo l'ho messo una distanza abbastanza grossa, ma se fosse una distanza piccolina, per esempio un metro qua, dovrebbe capitare, non fosse vero, che, non riesco a allontanarmi da qua. Comunque, quando poi voi lo provate questa cosa, vedrete che controlla la distanza minima a cui si può cliccare l'oggetto, no? Perché in effetti nella vita reale non è che voi potete cliccare un oggetto che sta a 50 metri da voi, no? Cioè potete cliccare soltanto degli oggetti che sono vicinini a voi, giusto? Ok. Torniamo all'elenco dei video che... un po' riuscire a togliere questo. Questo qua. La playlist. Quindi quello che vi ho fatto vedere adesso sono in sintesi questa parte qua, Google Cardboard, interazioni con Cardboard, che sono 11 minuti e 56. Poi qui ho fatto un video che permette di aggiungere i Mesh Collider, e questo è un video che vi dice come installare un piccolo plugin che permette di importare da Unity direttamente con poco sforzo quello che desiderate. Sono installato, non ve lo faccio vedere. Il Mesh Collider è una cosa fondamentale. Se non mettete il Mesh Collider, gli oggetti non sono collidabili, quindi quando usate lo script della volta scorsa non riuscite, cioè vi passate in mezzo, cosa che è un po' scomoda. Mentre invece questi tre script che adesso, questi tre video che adesso non vi descrivo questa sera perché andremo lunghi, per chi di voi soprattutto ha il Google Cardboard della prima generazione, Google Cardboard V1, o comunque un cardboard che non riesce a cliccare, non so quanti di voi, ecco, alzate la mano, ditemi in chat quanti di voi avete un cardboard che non si lascia cliccare. La maggior parte.
Allora, tutti quelli che hanno, non possono fare il click, che il click era quello, quel touch che abbiamo fatto, che è facile da fare col mouse, ma con quel famoso, cardboard non ce la fate. Allora, io ho fatto tre video, di cui il primo vi spiega come costruire con GIMP l'oggetto, poi mi sembra anche di averlo... tra l'altro senza neanche video, quindi non, quindi vedete che questa è l'essenza, no? Che spiego come farlo in GIMP tranquillamente, e mi sembra anche di averlo pubblicato, ecco, su Drive. Quindi se per caso volete divertirvi un momento con GIMP, potete seguire questo video e ottenere quell'oggettino lì, ma altrimenti andate su Drive qua. E su Drive avete proprio il mirino che ho fatto io, e lo potete scaricare, questa iconcina che a questo punto potete scaricare e poi mettere direttamente dentro Unity. Vediamo un po', torniamo indietro. Il secondo video vi spiega come fare questo, come mettere questa immagine dentro Unity, poi vi spiega come impostarlo in modo tale che farlo in maniera tale che sia che si riempia, cioè che abbia quell'effetto famoso, non so se avete presente, in cui gira proprio tutto l'oggettino. E poi nel terzo video c'è un, vediamo un po' se riusciamo. Benvenuti, abbiamo visto, ecco, questo qui. Vedete che qui ho importato una scena da Sketchfab. Vedete che c'ho il plugin di Sketchfab. Gli ho messo la collision mesh in modo tale da collidere, e poi ho creato degli oggettini. Qui forse lo si vede su questo video. La volta scorsa, come costruire questo canvas. Un po' silenzio perché così lo vediamo. Quindi, lui praticamente adesso vedete che ho messo questo oggettino che è trasparente, c'è più rosso. Ah, qui c'è un piccolo trucco che mi ha fatto perdere un sacco di tempo, che quando inserite il cerchietto, ricordate di metterlo che è un'icona, qui c'è proprio un'opzione che dice... Salazar, scusa, ti interrompo, ma la tua voce cambia moltissimo il volume. Prima ti sei per caso avvicinato di molto e si è sentito benissimo. Adesso come mi sentite? È un po' bassino, per la verità. Ah, anche prima mi sentivate molto basso? Per la maggior parte del video sì, però poi a un certo punto ti sei avvicinato e si è sentito meglio. Eh no, perché questo era il volume del video qua sotto proprio. Ah, ok. Qua. Vabbè, che però avevo spento. Però comunque siete riusciti a seguirmi, anche se era basso? Sì, sì. Dunque, Sketchfab mi chiede di loggarmi e mi devo... Si entra con l'account di Sketchfab, sì? Sicuramente sì. Aspettate che magari provo a avvicinarmi comunque un pochino di più, che magari mi sentite meglio. Ah, ok, perfetto. Dicevo, l'effetto finale di questa cosa è, mettendo degli opportuni script, che nel video sono scritti, spero bene, a un certo punto, vediamo un po' quando lo lancio, vedete che succede che play, praticamente vedete che quando interagisco con questo oggetto, vedete che si riempie il pallino, e quando il pallino diventa tutto pieno esegue un'operazione che in questo caso è il teleport, cioè quindi si guarda un oggetto e quando si riempie tutto lo schermo, diventa automaticamente, si fa partire l'azione, che può essere quella, in questo caso, di teleport, ma anche altre. E questo, diciamo, viene chiamato effetto gaze, gaze, che vuol dire sguardo, cioè fissare, cioè quindi fissarlo bene, e che è una cosa che in cardboard viene usato pesantemente, e qui, in questi video, vi spiego proprio come farlo da zero. E direi che è una cosa abbastanza interessante, perché quando cercavo come farlo da zero non è proprio facile, non c'è quasi nessun posto su internet che lo spiega. Poi vabbè, alla fine cercando si trova ovviamente, ma non è proprio la cosa più banale di questo universo, quindi credo che
se riuscite anche voi, io ho visto che tra l'altro alcuni hanno già cominciato a farlo, quindi anche Lorena mi sembra che l'abbia fatto, con risultati molto interessanti, e quindi, ripeto, chi di voi, adesso ho fatto un po' più di cose, si può fare qualunque azione che sia concepibile in Unity, quindi dall'uccidere l'animale, il mostro che vi sta inseguendo, al farlo arrossire, al farlo sparire, al cambiare scena, appunto. Quindi diciamo che nelle prossime lezioni, oltre a far vedere Oculus, vi farò vedere appunto queste azioni ulteriori, valide dappertutto, tra le quali non solo il cambio scena, ma anche un menu, ad esempio, per poter scegliere cosa fare, che secondo me senza quello non si riesce a fare un granché, e poi soprattutto anche, come mi è stato chiesto da più parti, la possibilità di far emergere una scheda con delle informazioni su quello che si vede, quindi cioè cliccare su un oggetto e far uscire un oggetto che potrebbe idealmente anche essere un video con delle informazioni che vengono fatte eseguire in quel momento. Tantissime cose si possono fare. Ho visto che GV Prof proprio in questi giorni sta pubblicando una serie di video che cercano di aiutare, di video, di testi, credo, forse anche qualche piccolo video, in cui spiega come fare alcune cose e spiega anche alcuni script. Sono tutte cose che sono infinite, perché quel mondo lì dello scripting in Unity è una cosa veramente infinita. Quindi qualcosa in questo corso lo vedremo, ma ovviamente faremo solo delle cose molto elementari, no? Non ci spingeremo molto in là. Mi aspetto che alcuni... mi aspetto che poi comunque andiate anche avanti voi, no? Perché il senso di questo corso non è che io vi insegno e voi subite, ma che io vi do, credo, un sacco di stimoli. Mi sembra, confermatevi se me ne do troppi pochi o troppo tanti, però molta dell'attività, dell'azione le fate anche voi, e in molti casi me li riportate a me, nel senso che nel momento in cui voi magari trovate qualcosa di meglio, e sicuramente esiste, rispetto a quello che so fare io, me lo sottoponete e io magari osservandolo imparo e magari lo approfondisco e forse insieme si produce di più. C'è tutto, oltre agli script col tocco, con l'ingrandimento, tutte queste cose, ci sono degli script che permettono di far attivare un evento quando ci si avvicina e non quando lo si tocca. E questo GB Prof, ad esempio, l'ha fatto, perché lui fa delle scene che poi, se siete interessati, credo che lui vi darà anche dei link, lo trovate, no? Dove ci sono... proprio gli APK no, perché le sue scene sono dai 4 GB in su e quindi difficilmente condivisibile, no? Dunque, le cose molto quelle di questa, allora, tutti gli script di Unity non funzionano su Altspace, e questo è un dramma. Quello che io sto dicendo ormai da qualche settimana, che io oltre Altspace stavo guardando Mozilla Hubs, e Mozilla Hubs è vediamo un po' se riusciamo a farvi vedere Mozilla Hubs. I movimenti li passa alle animazioni, attenzione, quindi Altspace permette di importare tutti gli oggetti, gli effetti speciali, quindi le particles, che sono tra l'altro notevoli, quelle passano, e passano forse anche i suoni, se li mettete, anche se non li ho mai provati, le luci passano, ma non gli script. Gli script non li fa passare per motivi di sicurezza, perché altrimenti qualche cretino potrebbe insomma, hackerare o disturbare o mettere virus, tutte queste cose qua. Allora, Hubs o Hoops, insomma, è una cosa semplicissima. Io ho già creato già qualche settimana fa, un piccolo ambiente. Questo è un ambiente precostruito, che è questo,
Anche qua c'è una lobby, questo qui tanto per dirvi, fa vedere, qui si entra come questa specie di robottini, che non è proprio il massimo, però consente in pochi secondi e senza far niente di, in questo caso chiede l'uso del microfono perché si può parlare, qui chiede, si fa il test, facciamo enter now, e si entra e qui praticamente abbiamo il teleport già fatto, quindi per dire, se voi importate una scena vostra dentro Mozilla Hubs, ecco, questo è un piccolo nota dolente, ma meno dolente di Altspace, nel senso che qui ho visto che si possono portare fino a 100 megabyte, mentre invece su Altspace loro consigliano molti di meno. Allora, il formato, no, andiamo un po' off scope rispetto a sera, ma era solo per farvi vedere, c'è questo Spoke, Mozilla Hubs, vediamo un po' se riusciamo a entrare, Spoke by Mozilla, ecco, questo qui è un editor di scene virtuali che funziona tutto su internet, quindi non bisogna scaricare nulla, quindi adesso lui carica il progetto su cui stavo lavorando. Sì, ci impiego un attimino perché chiaramente in realtà si sta scaricando qualcosa. Ecco qua, ad esempio, vedete che avete la scena, poi vado con W per navigare la mia scena, tutto un altro paio di maniche che non quella schifezza di Altspace, almeno da questo punto di vista. Questo modello qua è un modello che ho importato da Sketchfab, e questo qui tra l'altro c'è un bel po' di vertici. Infatti se io lo seleziono dovrebbe dirmi qualcosa sulle sue dimensioni. No, non lo dice. Comunque c'è un bel po' di... E questo qui era un GLTF. E il GLTF vedete che lo prende con un HTTPS. Quindi praticamente io gli ho dato direttamente l'indirizzo che ha in Sketchfab. Però qui si possono... Quindi andiamo qua. Quello di Spawn Point, questo qui è un esempio di texture, eccetera. Non è eccezionalissimo, ma rispetto ad Altspace direi che non siamo molto lontani, con la differenza che qui è un pochino più facile da spostare le robe, perché c'è le freccine e non quelle schifezze che sono di là. Cos'è che volevo dire? Che si possono mettere modelli, ed io ho messo un modello, però da qualche parte qui, e tra l'altro ci sono già delle cose già fatte, Architecture Kit, c'è le rocce, c'è i piani, le rocce, Sketchfab. Sketchfab, voi potete andare qua e poi qui cercare ad esempio i famosi boschetti. Boschetto. E qui abbiamo questi boschetti qua che io li prendo e li metto qua. E vedete che lui, mentre lo metto, fa tutto il giro, eccetera, e vedete che ha messo il boschetto. E quindi così, praticamente come avete visto, è ancora più veloce che in Unity, è tutto è senza scaricare niente. Posso mettere questo, tra l'altro posso ingrandire, scale, facendo così, e poi c'ho il boschetto e posso navigarmi nel mio boschetto. E poi c'è il Publish to Hubs, che è un'operazione che impiega pochi secondi. Se io voglio pubblicare questa cosa qua su Hubs, faccio Publish, e lui praticamente fa tutto il trigo, eccetera, eccetera, e gli dico il nome della scena, poi Save and Publish. Ah, ecco, qui funziona anche, mi sembra, come una specie di templating, come su Altspace, porti in scene, e poi diventa subito navigabile. Quindi quell'operazione che Daniele ha fatto su Altspace, che si è portato la rocca, come si chiama? Fetch. Vabbè, c'è anche qua qualche problema. Comunque l'idea è rocca carascio, perfetto. Sembra che non gli dia errori di sorta durante la pubblicazione, e comunque adesso lo esplorerò. Se tutto funzionasse senza grossi problemi, si dovrebbe poter fare anche qua. Secondo me adesso qui si è incazzato, perché questo modello qua l'avevo visto abbastanza grossino. Però ho fiducia di riuscire a pubblicarne una cosa simile. E qui si può entrare, oltre che con Google Cardboard, si può entrare anche con Go,
sicuramente con Go e anche con Quest, con Oculus Rift e altri. Però su questo adesso ci sto studiando, quindi vi farò poi sapere qualcosa nelle prossime settimane. Nel frattempo, giusto perché ne abbiamo parlato, volevo solo chiedervi se vi interessa intanto, se non vi sembra, se è una cosa che... Io sicuramente lo prendevo in considerazione anche per un altro motivo, e cioè che alcuni di voi insegnano dei ragazzini o insomma dei bambini, bambine, che sono piccoli, quindi hanno anche meno di 11 anni, 12 anni, e andare con i bambini in outer space, oltre che essere vietato, perché loro vogliono soltanto persone più grandi di 13 anni, oltretutto in teoria dovrebbero avere una specie di autorizzazione di un tutore, cosa che è un pochino complicata, ma... perché devono avere già la stanza. Vabbè, comunque qua in realtà nel momento in cui vi fate la stanza, finché non diffondete il codice della stanza, che equivale, è tipo un codice di Zoom, no, cos'era? Sì, in Classroom, quindi finché uno non c'è il codice non può entrare. Mozilla Hubs non si deve scaricare, tutto l'ho fatto vedere prima, cioè praticamente tu vai proprio direttamente su un link, lo apri, ci sono le varie stanze, c'è un codice e accedi con quel codice. Adesso sarebbe stato bello riuscire a pubblicare questa cosa, ma purtroppo non è andata, la farò poi dopo. Non sempre va tutto bene. Ci sono qualche piccola domanda prima che interrompo la registrazione per le prossime volte? Forse sui compiti da fare, volete sapere che compito vi darò? Sì. Allora, niente, il compito in realtà è sempre lo stesso ed è quello che... sì, certo. L'idea finale è di riuscire a farvi fare uno scenario, quindi sarà il compito finale che farete fra un mese e mezzo, anche perché adesso vi farò vedere alcune cose su Oculus, o alcune di quelle cose che ho detto dell'interazione, forse delle animazioni, ma non andremo avanti a lungo, insomma all'infinito su questa cosa qua, ma vi chiederò quindi di... È strano che tu abbia tutti questi problemi. Vi chiederò semplicemente di prendere il vostro materiale, oppure se non riuscite a farlo perché non sapete fare, raccogliere del materiale da Sketchfab o da altre fonti, o anche chiedendolo qua in giro se volete, in modo tale da importarlo su Unity e su questo farci un po' di navigazione e qualche cosa di interattività. Quindi il fatto di poter entrare, vedervi le cose che avete fatto, andare sotto gli alberi e toccare l'oggetto e magari far comparire anche solo una scritta, insomma, qualche cosa di molto semplice che però è un ABC che è fondamentale per poter pensare di fare delle cose complesse. Cioè, praticamente con le cose che vi darò, in teoria potreste pensare di fare delle escape room, sia pure molto semplici, però comunque molto interessanti, o comunque delle attività, delle interattive, tipo musei, no? C'è la possibilità di andare in musei e cliccare su degli oggetti e avere il punto... Sì, l'escape, tra l'altro, lo diciamo sempre, comunque sapete, no, che è stato fatto un corso di escape room qua in Edu3D proprio e sono state realizzate un sacco di escape room, sembra 12, non mi ricordo se 12, sì, 12 progetti, 13 mi dico, 13 escape room di cui moltissime sono di un livello qualitativo molto alto, quindi valgono veramente la pena di essere visitate, se non l'avete già visitate. Mi sembra che siano ancora in corso delle visite o delle prenotazioni per delle visite,
che avvengono verso la sera, pomeriggio sera, visto che in questo periodo probabilmente non avete molto da fare. Ve lo farò vedere, farò dei video specifici fra qualche giorno, qualche settimana e vi spiego tutto. Dunque, gli script vanno, ma non quelli di Unity, bisogna anche lì costruirne degli altri. Però il concetto è sempre lo stesso, cioè, quindi, anche se gli script non sono proprio quelli di Unity, sono un altro linguaggio che si chiama JavaScript, però sono, sì, ma i concetti di base sono sempre gli stessi. Infatti io quello che cerco di insegnarvi non è tanto che vi ricordiate la grammatica esatta di tutti i linguaggi, ma che vi ricordiate il concetto, cioè quindi quando si clicca c'è un evento che scatta, quando si entra col cursore, quindi si generano, si scatenano delle cose. E purtroppo credo che in generale tutta la programmazione nei prossimi anni, decenni andrà in quel modo lì, cioè le persone non sapranno il singolo linguaggio, ma sapranno lavorare in qualunque linguaggio si trovano di fronte, che per certi versi è più confuso, ma è anche più potente, insomma, l'intelligenza si applica anche dove non si sa. Dunque, voi finora avete visto l'LSL, il Second Life, di Scripting, che è un linguaggio tutto strano, tutto struppio. Sì, avete visto in Unity una cosa che si chiama C Sharp. C sharp vuol dire C cancelletto, che si legge C sharp. Abbiamo visto con Godot un linguaggio che era molto simile a Python, ma non era Python, comunque sì, diciamo che era Python. E adesso, se andiamo su Mozilla Hubs, vedrete il JavaScript. Il JavaScript, per inciso, è il linguaggio con cui. Ah sì, anche Lua abbiamo visto. Sì, abbiamo visto Lua con Mimtest. Infatti, Python è il linguaggio usato per Blender, ma per vostra fortuna io non ho mai aperto quella scatola con voi, perché sennò ci sarebbe anche lì da fare delle cose divertenti, cioè proprio delle costruzioni automatiche. Cioè, ci sono degli script in Blender che permettono di costruire automaticamente delle strutture. Ma va bene così. Allora, se siete d'accordo, io stopperei e terminerei e ci daremmo appuntamento fra 2 settimane. E sperando che, come dicevano anche oggi, ci saremo leggermente più liberi, quantomeno, di scendere e fare una passeggiata. Quindi, con questo, buonasera.